sono cose che nessuno ti dirà, ci sono cose che nessuno ti darà. In Italia ci sono cose che nessuno ti dirà, ci sono cose che nessuno ti darà. Sei nato e morto qua, nato nel paese delle mezze verità. Ciao a tutti amici, sentite cosa è successo a questa coppia, padre, madre e figlia di 9 anni che domenica hanno pensato di andare a fare una passeggiata al Parco Pionta ad Arezzo. Sentiamo. Domenica sera mio marito si trovava qui con i bambini e niente, all'improvviso uno di questi signori si abbassa i pantaloni davanti alla bambina e inizia a fare i suoi bisogni. Mio marito gentilmente gli prega di spostarsi e lui ha iniziato a inveire contro mio marito, chiamandolo sporco italiano, italiano di merda, e dicendo che ormai questo è il loro posto, queste sono le loro zone, loro qui possono fare quello che cavolo gli pare e piace. E niente, all'improvviso lo hanno raggiunto altre 3 persone, lo hanno accerchiato e all'improvviso hanno addirittura iniziato a tirare sassi e a minacciare dicendo che ci avrebbero tagliato la gola, proprio facendo questi gesti di andare via, andate via, e hanno impedito anche il passaggio ad alcune persone. Quindi ormai qui è diventata una questione insostenibile, non ci possiamo azzardare a portare i bambini, né tantomeno andare verso l'ospedale perché loro ce lo impediscono. Le ripeto dicendo che questa è zona loro, quindi... Ribadisco questo particolare. Questa signora insieme al marito era andata a fare una passeggiata con la figlia di... 9 anni e un bambino di 12 anni. Quindi non è che stiamo parlando di adulti consenzienti, non hanno fatto male a nessuno, non hanno cercato di vedere... Quindi loro... Niente, loro hanno fatto tutto da loro, noi ci siamo rivolti con loro con i modi, non abbiamo cercato violenza mentre loro sì. Ovviamente hanno chiamato le forze dell'ordine, ma indovinate che cosa è successo? Sì, i carabinieri ci hanno passato la polizia municipale. E non appena mio marito ha riferito l'accaduto, la polizia municipale ha risposto di sana pianta che era meglio portare la bambina in un altro parco. Quindi non sono intervenuti né tantomeno ci hanno dato altre risposte, hanno staccato direttamente e siamo andati via. Mentre i signori continuavano a minacciarci e ci hanno pure inseguito verso il vialetto qui. Quindi disperati al massimo. Immaginiamo lo stato d'animo di queste persone davanti a un episodio di tale gravità. Oh, guardi, diciamo che prima di tutto io ho portato via i ragazzi da Napoli perché pensavo che a Napoli, perché sono napoletana, però ora amo Arezzo, vivo bene ad Arezzo fino a un po' di tempo fa, però ora mi sento abbandonata. Il sindaco non si è mai azzardato a venire pur sapendo le condizioni in cui stiamo. Io personalmente prego il sindaco, se vuole venirsi a fare anche lui un giro, se si degna di onorarci della sua presenza, perché almeno si rende conto se è possibile vivere ancora in questo degrado. Quello che è accaduto domenica è una delle tante situazioni a cui abbiamo assistito, perché anche in via Fabio Filzi, fino a qualche mese fa, addirittura hanno urinato nel centro della strada. Anche al passaggio di bambini, le ripeto, di adolescenti, quindi non è una delle prime situazioni a cui abbiamo assistito. Quindi ci rivolgiamo al sindaco di Arezzo, che sappiamo essere particolarmente impegnato nell'amministrare questa città. Signor sindaco, se ha una mezz'oretta di tempo, venga a fare 2 passi qui al Colle del Pionta e si renderà facilmente conto di che gravità è la situazione. A fra poco! Seconda parte di Sportello Reclami, stiamo raccontando il disagio dei residenti che frequentano il Parco Pionta,
è meglio dire frequentavano, perché in molti hanno rinunciato, e sicuramente anche la coppia che domenica sera sul tardi ha vissuto questa brutta disavventura sono stati aggrediti non solo verbalmente da un gruppo di immigrati e sono dovuti scappare di corsa. Una situazione non più sostenibile. Beh, insostenibile sì, perché non è possibile che un parco dove noi, io 55 anni, sono cresciuto, mi sono divertito, ho giocato fino a pochi anni fa, sia ridotto così. Qui non è più possibile assolutamente, si vedono risse continuamente, io ho fotografato bastoni insanguinati, sassi insanguinati. Sono stato spettatore una settimana fa di una rissa, si tiravano i sassi, non è più possibile tollerare questo, e noi non ci dobbiamo ritirare indietro, come ha detto la signora. I vigili urbani hanno detto porta la bimba in un altro parco, noi dobbiamo viverlo, dobbiamo riconquistare questo parco insegnandogli, per carità, le buone maniere, insegnandogli come si vive in Italia e non lasciando assolutamente che prevaricano i nostri comportamenti. Bisogna insegnargli l'educazione civica se non l'hanno ancora imparato, ma noi dobbiamo vivere il parco, dobbiamo far sì che il parco ritorni quello che era prima. Tra l'altro è un aspetto non secondario e particolarmente mortificante a volte chiamare le forze dell'ordine quando ci sono questi episodi. Sì, sì, è vero. Io sono un ex poliziotto e sentire dire polizia, mandare a quel paese la polizia, i carabinieri, vedere uno che si avvicina a mia moglie e gli dice con il gesto dell'orologio ma quando arriva i carabinieri perché io devo andare a mangiare, questo penso che sia una presa di giro verso tutto il paese, non solo verso la polizia o i carabinieri, questa è una presa di giro a tutta l'Italia. Per carità, l'integrazione, hanno dei grossi problemi, non ci sono assolutamente problemi, ma loro devono stare alle regole civili, di civiltà. Se si integrano, che stanno alle regole, non credo che la gente di Arezzo, l'aretino, si ribelli e non gli voglia. Noi non siamo razzisti per natura, quindi non ci sono problemi, però ora basta, ora si devono attenere alle regole, ci deve essere più controllo, ci deve essere un presidio fisso. Non ammetto le ronde perché sono disastrose, sono contro tutta l'etica possibile e immaginabile, però ci deve essere un presidio fisso di polizia. Il sindaco di Arezzo, prima di insediarsi in campagna elettorale, aveva promesso più sicurezza, ma a quanto pare in questi ultimi 2 anni la situazione è notevolmente peggiorata. Allora, io credo che non sia facile un discorso del genere, cioè cambiare con la bacchetta magica tutto. Il comune e l'amministrazione credo che stia facendo il possibile. Il fatto stesso della riqualificazione del Colle del Pionta, che è ripartita ora, si vede perché i giochini l'hanno smontati, le stanno rifacendo, la pista ciclabile, credo che siano dei segnali importanti per quanto riguarda la riqualificazione, però forse questo non basta, questo qui ci vuole di più, ci vuole ancora di più. È importante che facciano questo percorso, però non basta, si vede che non basta, qui gli va insegnata l'educazione, non può essere lasciato così questa situazione nella maniera più assoluta. Ripeto, qui ci vuole un presidio fisso, sta diventando il Bronx il Colle del Pionta. Beh, io credo che la linea di non ritorno sia stata abbondantemente superata, purtroppo. Grazie per la vostra cortese attenzione, vi aspetto domani con Sportello Reclami. Ci sono cose che nessuno ti dirà, ci sono cose che nessuno ti darà. In Italia ci sono cose che nessuno ti dirà, ci sono cose che nessuno ti darà. Sei nato e morto qua, nato nel paese delle mezze verità.